Benvenuti e bentornati qui sul canale del Team Unity e anche se con colpevole ritardo torniamo di nuovo insieme per vedere il Grand Prix dedicato alla 911 GT2 RS Club Sport. Siamo al round finale numero 3, quindi nel pieno di questo Grand Prix, Osaka finale sul fossato e noi affronteremo questo tracciato con una GT2 a 4 stelle. Non sono ancora riuscito a portarla a 5 stelle e conto di poterlo fare a breve. La speranza è l'ultima a morire, quindi non si può mai dire. Ok, cominciamo ad Osaka, ci sono 15 gradi, come se la cosa ci interessasse, volano gli uccelli, le fronde frondeggiano, 3, 2, 1, perfetto, si parte. Mi raccomando, andate dritti, non prendete la rampa sulla sinistra, ora prendete la rampa sulla sinistra, 360 sulla rampa e atterriamo in maniera tale da tenere dritta la macchina. Tanica sulla destra, spariamo l'onda nitro e poi giochiamo un po' con la nitro, derapiamo, di nuovo onda nitro, stoppiamo e giochiamo, 360 sulla rampa e la macchina, come potete vedere, va per i cavoli suoi. Magari questo pezzo fatelo meglio di come l'ho fatto io. Perfetto, derampiamo un po', ci teniamo al centro onda nitro ma mai fino in fondo e quindi di nuovo giochiamo con la nitro per mantenere costante la velocità. Rampa sulla destra, ok, volteggiamo nell'aria, derapiamo, ok, carichiamo l'onda nitro e di nuovo spariamo la nitro in perfetta. Bisogna sempre giocare con la nitro per tentare, rampa sulla destra, per tentare di non perdere mai troppa velocità. In questo punto onda nitro di nuovo, ok, rampa, ci teniamo sulla sinistra, 360, anche questa volta siamo riusciti ad atterrare dritti, il che non è mai male. Rampa sulla destra, onda nitro e siamo quasi arrivati al traguardo. Siamo riusciti anche a superare il Ghost, che è davvero davvero fastidioso. Vediamo quanto abbiamo fatto, 1.08.088. Si può naturalmente fare meglio, del resto lo dico sempre, me ne rendo pienamente conto, ma questa volta c'è una novità sul canale del Team Unity in Touch Drive. C'è chi ha fatto meglio, il filmato è senza commento, ma in ogni caso le mosse più o meno sono sempre queste. Naturalmente se siete più fortunati di me, come è stato il mio collega Albrudi, la macchina non se ne andrà per i cavoli suoi. Questo è tutto, siamo arrivati alla fine di questo filmato, rimanete sempre qui sul canale del Team Unity perché di contenuti interessanti di certo non ne mancano. Quindi non mi resta che augurarvi una buona gara e a presto, ciao!